Per me è ancora vivo, sapere come sta, se ancora è vivo lui, perché dalle parti sue stanno in giro, e io vorrei sapere se stavano bene ancora. Mio figlio purtroppo è andato al lavoro la mattina e appena si è messo a lavorare, dopo di una mezz'oretta mi ha chiamato il padre che era caduto dall'impalcatura. La mattina è venuto al cantiere un po' più tardi dicendomi che papà ho fatto tardi stamattina. Dico vabbè, io non niente, che è successo? Ha fatto mezz'ora di lavoro, doveva fare un piccolo intervento là lui sul lavoro, l'ha fatto, poi gli è venuto a rete, diceva papà, serve il telefono ai cavalli, dico sì, è andato a prenderlo. È andato a smontarsi ai cavalli. Non si sa per come, quando abbia fatto o non abbia fatto. E mi hanno chiamato a me dopo subito di corsa, ci è cascato dai ponti, no? Io pensavo che avesse sbattuto una costola, il petto, sa, non poteva rispondere. Io volevo e chiamavo. Gli ha fatto una morte atroce. I spuntoni di ferro si sono infilati alla testa. Chiamato l'ambulanza. L'ambulanza non arrivava, quindi era bisogno, gli ho detto chiamate l'elicottero perché altrimenti qua non fa niente l'ambulanza. Ormai mi ero reso conto del danno che era con l'elicottero, dopo l'elicottero era l'ambulanza. Però l'elicottero era prima dell'ambulanza, dopo 2 ore che avevo chiamato l'ambulanza. Subito dopo un paio d'ore l'hanno portato all'Umberto I e l'Umberto I praticamente hanno tentato di operarlo, l'hanno operato, però purtroppo ci hanno detto subito che non c'era più niente da fare. Il ragazzo veramente si è fatto per bene da tutti, dove andava si faceva per bene, perché portava rispetto a tutti e poi se poteva aiutare, aiutava. Stavamo sempre insieme, notte, giorno, giorno, notte, lui non faceva un passo senza di noi. A me dopo 2 anni mi hanno preso un paio di infarti, sono con la macchina, porto la macchinetta, il defibrillatore perché... Infatti. Non mi darò pace, e adesso nemmeno. Noi purtroppo andiamo mattina e pomeriggio al cimitero. Tutti i giorni, mattina e pomeriggio, da quando lui è morto, siamo sempre là. Addirittura a mezzanotte veniamo da fuori con lei, andavamo fuori, rientravo a mezzanotte, scavallavo il cancello del cimitero e andavo al cimitero, tutte ogni volta. Tutti. Anche perché ci sentiamo un po' più vicini con lui. Per la mancanza che ci abbiamo, che sappiamo come colmarla purtroppo. Sarei anche contenta che magari qualcuno si facesse vivo dicendo che stanno bene, che è andato tutto bene, che come stanno. Invece ora sono quasi 7 anni e io non ho sentito nessuno. Vedere se effettivamente le sue donazioni che ha fatto anche dopo morto, che ha fatto del bene fino a che è morto, anche dopo morto, sia andata a buon fine. Io auguro a quelli che l'abbiano ricevute. I suoi organi, gli auguro tanta felicità, tanta salute, perché di modo che auguro anche a una parte di mio figlio che vive nel loro, il loro.